Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nuovamente qui signori su Spyro Reignited Trilogy. Signori, nello scorso episodio abbiamo completato interamente la tundra d'inverno. Abbiamo già la possibilità di poter andare a fare il culo a Ripto, ma non lo faremo perché prima ovviamente dobbiamo andare a completare tutti i livelli all'interno della tundra. Quindi signori, io direi di iniziare dalle fattorie robotica. Fattorie robotica. Mattomi. È la Madonna. Vabbè, quella non era un'ape, era un ippopotamo con le ali. Signorino, wow, che bello. Madonna, raga, questi livelli sono quelli che mi ricordo meno. Va bene, allora, prendiamo come sempre tutto quanto le gemme. Ah, qui c'è. Ok. Ah, ragazzi, vi dico. Ehi, Spyro, questi insetti non ci vi hanno infestato la fattoria. Hai tempo per darci una mano a eliminarli? Sì, raggiungi la lampada gigante anti-insetti e accendila. Così fulmineremo gli insetti in arrivo. Ah, va bene, dobbiamo accendere la lampada. Ragazzi, ci sta un achievement in questo livello. Dovrebbe essere quello di uccidere tutte le roboapi sputando un oggetto. Quindi, raga, oggi dovremmo fare in pratica Sasha Grey. Dovremmo prenderla in bocca e sputarlo in giro. Qua ci sono... Ah, non mi attaccare! Raga, io ve lo dico già ora, ammazzerò tutti quanti così. Pure quel coso, ma si ammazza sto robo? Ammazziamolo così? Facciamo che miro. Ok, orta. Ah, devo fare così, immagino. Morti tutti. Ah, gemma, vista. Morto mi. Come sempre dobbiamo prendere tutte, raga. Perché chi la lascia. Dove ho sbattuto? Abbiamo ammazzato tutti. Ah, ma aspetta, ma qua c'è un robo. Ah, va bene, ok. Ok, salve. Vabbè, oramai questo qua uno l'ho ammazzato. Quindi, vabbè, non è una roboape, è uno scarafaggio, regà, Cioè, va bene fino a una certa, ma gli insetti mo... Ok. No, regà, veramente esteticamente è qualcosa di bellissimo. Quella lì è una roboape, mi serve il... Ah, eccola là. Cos'è che ti dico? Vattene. Ti ho pure schivato! Prendiamo tutte quante... Oh, ragazzi, c'è una. Ok, tutte le gemme credo prese. Ok, già ce l'abbiamo in bocca. Già ce l'abbiamo in bocca, ragazzi. Quindi non ci serve prenderne un altro. Sì, però possibilmente. Muorici, grazie. Dai, tutte le roboapi dobbiamo uccidere in questo modo, raga. Ci può morire, per favore? Arigatta! Vabbè, prendiamolo nuovamente in bocca. E andiamo ad ammazzare altri. Altri robbi, vabbè, lui lo ammazziamo così, ora noi l'abbiamo capito. Ehi! Vabbè, muorici però, Ok, orto! Oh, ma qui c'è dell'acqua qui c'è. Salve, carissimo! Quegli insetti si prendono gioco dei miei costosi robot spaventapasseri. Puoi cacciarli e incenerirli, Spyro? Va bene! 4 stelle di difficoltà, dobbiamo arrostire gli insetti. No, come dobbiamo arrostire gli insetti? Ah, quelli là! Ah, ok, gli spaventapasseri! Loro devo... vabbè, ma c'è l'acqua con le robe però, Ok, dobbiamo arrostirli! Va benissimo! Ok, madonna, ne abbiamo presi 2, raga! Ok, ne abbiamo presi 3! E dai, fatti prendere, dai, sei l'ultimo! Dai, signorina, è l'ultimo! Signorina! Mattomi, che fastidio, è l'ultimo! I miei campi sono al sicuro da quei parassiti, Spyro. Prendi questo gingillo che ho dissotterrato ieri. Ah, grazie. Bam, signori, sfera presa. Madonna, ragazzi, 51 sfere. Guardami quante ne abbiamo. Comunque ci sono delle gemme pure in questo campo, quindi facciamo sempre il giro per vedere. Sì, credo che abbiamo preso tutto. Che qua ci sono delle chest. Questo qui non è una roboape, però c'ho paura ad ucciderla caricandola. Cioè, sinceramente non è un problema se... Ok, palla. Ci muori, per favore. Arigato.
Ok, riprendiamola in bocca. Ciao carissimo. Arta. Mamma mia ragazzi, veramente come ingoia Spiro. Ho immagini di Spiro orribili. Ok, preso l'ape. Cosa c'è di qua? Oh, c'è un ascensore, raga. È un ascensore? Come? Ah sì, ok, è un ascensore. Ok, stiamo andando su. Su nel cielo. Ah, ok, qui c'è il razzo per il robo, quello che stava là, mi pare, no? Quello che sta là, esatto. Lo spacchi o non lo spacchi? Lo spacca. Andiamo a prendere le gemme che abbiamo appena va buona tu però, che abbiamo appena preso qua. Fa aperto nel forziere che le cose fatto. Madonna, qua dietro si... Raga, le gemme verdi non si notano di se è una gemma, no. Cioè, raga, veramente, se camminate così non si vede nulla. Vi giuro, non si vede niente. Ah, ci sono due roboapi. La prendo? Bam, colpita. Riprendiamola in bocca. Veramente, raga, questo video... Cioè, madonna. Cioè, raga, questo video è over... E dai, però, che fastidio. Cioè, raga, questo video guardatelo con le cuffie, raga, perché veramente non si può sentire. Lo prendo in bocca, lo sputo. Bam, ragazzi, trofeo preso. Arma impropria. Yes! Fatto! Quindi le roboapi sono tutte quelle gialle volanti. Ovviamente era abbastanza scontato, però ogni volta che sblocco un achievement, ragazzi, sono sempre molto happy! Happy! Ok, andiamo di lì, andiamo. Non ci arrivo, ma ne lancio. Muoviti, muoviti. Perfetto. Madonna, raga, che cosa ho fatto? Vabbè, qui lo ammazziamo, assolutamente col fuoco. Oramai l'achievement lo abbiamo preso. Qua ci sono le gemme. Perfettissimo. Raga, abbiamo fatto. Siamo arrivati alla fine del livello. Già, farfalla. Bam, vita. Abbiamo 45 vite, raga. Ok, fatto. Abbiamo attivato la lanterna gigante qua. Ben fatto, Spyro. Quelle bestiacce gireranno alla larga dai raccolti. Posso offrirti una ricompensa? È il talismano. La sfera? È il talismano? Ah, giusto! Giusto, giusto, ormai i talismani li abbiamo presi tutti. Abbiamo già preso tutti i talismani, quindi oramai ci danno le sfere. Ok, non che mi dispiace, anzi lo preferisco quasi quasi. Oh, ok, regà. Ok, qua ci sta. Vabbè, ci sta. Madonna, sta me canto, mi sta in mare, non la tollero. Ah, parliamo con lui. Giravo per la fattoria in trattore una volta, ma qualche stupido robot ha bloccato il sentiero. Pensi di poterlo sgombrare con qualche supercarica? Sì, ok, difficoltà 4. Ok, dobbiamo spaccare le zucche in pratica, raga. Vabbò, sì, vabbè, ciaone. Vabbè, più curve. Ci capisco niente. Vabbò. Sì, vabbè, raga, ciaone. Ci sto cap... Ho premuto X ma non ha saltato, vabbè. Dovremmo arrivare fino lì e spaccare quella porta, raga. Vai, proviamo. Tommy, ragazzi, matomi. Ok. Ok. Ok, ho spaccato la porta. Spaccato la porta. Fatto. Oh, eccezionale manovra, Drago. Vieni, prendi questo. L'ho trovato nel recinto delle vacche. Poche parole, mi sta dando, ragazzi, della cacca di mucca. Beh, ottimo per, com'è, per fertilizzare, no? Veramente, ragazzi, sono senza parole. Comunque abbiamo raccolto tutte le sfere. Ovviamente ci mancano tutte le gemme. Ah, là ci sono altre gemme. Madonna. Ah, quel coso là, vero. Vero, raga, il coso giallo. E quello me lo dimentico sempre. E questo qui dobbiamo ancora spaccare. Lui. Va bene, davanti al robot del lago. Cioè, però me la... Cioè, raga, me la... vabbè, ok. Bam, preso. E dovrebbe essere dietro questo mulino. Dovrebbe essere esattamente qua. Perfetto. Fatto! Quante gemme ci mancano? 383 su 400. Vabbè, raga, usiamo Sparks. Ovviamente abbiamo la possibilità di farlo. Lo famo, no? Ah, eccole qua. Ok, eccole qua. E chi le aveva viste queste gemme? Quante ce ne mancano? 7. Ah, eccole là. Perfettissimo. E non le avevo prese. Vabbè, non le avevo manco viste. Perfetto. Fatto! Signori, livello completato al 100%. Achievement preso, gemme sfere prese e possiamo tornare a casa. Ovviamente il punto abilità in questo livello non c'è, quindi siamo a posto. Oh!
Giustamente, come divertirsi con poco. Vabbè, vabbè, ci sta. E fattorie robotica l'abbiamo finito. Adesso di qua c'è un livello, mi sembra di sì. Ah, Metropolis, ok, andiamo e facciamolo. Ok, Metropolis. Mi ricordo sto livello, bello, eh. Sì, cose naturali, no? Avere maiali che per la fermata del coso. Vabbè, parliamo con lui. La rivolta delle fattorie ci sta sfuggendo di mano. Abbiamo bisogno di qualcuno che riporti l'ordine. Trova la droide inventrice. Sta lavorando a qualcosa di grosso. Va bene, dobbiamo trovare la droide inventrice. Ma io di qua se mi butto, credo che muoio. Ok. Per fortuna questa cosa totalmente casuale ha risposto alla nostra domanda. Perfettissimo. Qui non mi ricordo l'achievement. Credo sia questo, perché sconfiggi il bue senza essere colpito, visto che qua dice carica tutte le scimmie a fontana mistica, templi tra le nuvole, quindi l'unico livello che non è specificato. Quindi dovremmo sconfiggere il bue senza subire danno. Ah, ci sono le... Ah, ok, è vero, questa qua non si può caricare. Scusatemi, mi sembrava caricato. Con tutti i tagli al budget, questi ascensori sono davvero malandati. Vedi? Questo è incastrato. Comunque, se gli dai un colpo bello forte, mi aspetto che ricominci a funzionare come si deve, no? Ok, vabbè. Dobbiamo prendere a testate le cose. Perfetto, fatto! Vedete? Attivato! Ah, proprio ci sono maiali. Ah, proprio ok. Ok, si stanno proprio ribellando proprio gli animali, va benissimo. Belli, dai, no, raga, bellissimo quello che ho fatto. Aia, aia, dolorosissimo. Ma per bue non mi ricordo, c'era immagino una specie di cosa. C'è una... un minigioco sicuramente sarà, perché non mi ricordo, vi giuro veramente. Allora, qui ci sta il maiale, bam, e ci muori tantissimo. Salve. Ah, no, vabbè, raga. I maiali si suicidano. No, vabbè. No, che scena orribile. Ok, no, vabbè, vabbè. Morto. Fatto. Però prima di salire sull'ascensore vorrei sì, dare un'occhiata qua a tutta la zona. Vedete, qua c'è una gemma da 5. Qui sopra... Ah, ah, ok. Eccolo qui l'achievement, signori. Non dobbiamo subire come danno. Come vedi, un bue ha preso possesso della nostra armeria. Pensavamo che congelare il passaggio avrebbe tenuto lontani gli animali. Il bue è un tipo tosto. Ti consiglierei di usare le bombe contro di lui. E credo ce ne vorranno parecchie. E la Madonna, usa le bombe. Cioè, devo uccidere un bue a colpi di bombe? Ah, nel ghiaccio? Ah, ok, gliele devo lanciare addosso. Ok, va bene, devo lanciargli le bombe addosso. Dai, è fattibile, raga. Ma, sì, ammazzami, ammazzami, ammazzami. Riproviamo mo' che abbiamo tutta la vita. E dai, stavolta che ho capito come funzioni, non dovrebbero esserci problemi, dai. Siamo a 2. Bam, siamo a 3. Ne lancia l'ultimo. Porca vacca, lancia nuovamente. Madonna, a quanto vanno? A quanto vanno? Vabbè, però le devi lanciare al centro. Bam, siamo a 4. Dai, l'ultima. E bam, siamo a 5. Fatto! Ottimo! Yes! Potremo difendere la nostra città al meglio. Accetta questa graziosa ricompensa. Arigato, guys, boys, guys, boys. Ah, ma aspettavo una cosa più incredibile, ragazzi. C'era un trofeo d'oro. Non è che era di bronzo, è un trofeo d'oro. Ma aspettavo una roba. Wow! Dai, possiamo andare avanti. Eccoci qua, eccoci qua. Ah, fatemi sistemare dalla sedia. Ci sono altri di sti vasi qua. Perugina, perfettissimo. Oh, i doppi maiali, one e dos. Porca vacca. Sono maiali suicida. Maiali suicidi. Siamo arrivati? No, c'è ancora roba. Ah,
qua. Possiamo spaccare qui il vaso di Pandora. Ma in tutto ciò quel forziere, no? Vabbè, che figata. Come lo si deve spaccare? C'è una qualche fiamma, una qualche roba. Madonna, raga, che cosa. Sto dicendo che... No, vabbè, veramente, mi stava seviziando. Scusami, veramente. Quanta vita mi vuoi togliere ancora? Perfetto, fatto. Qua ci sta un... Ok, ci porta su. E là mi sono dimenticato le robe. Vabbè, il signore... Ok, la fiamma. Fiamma e volo, wow, che figata. Ah, Spyro. Sapevo che stavi arrivando. Grazie per averci aiutati a sventare questo colpo di stato. Prendi questo oggetto. Da dei maiali. Lo apprezzino molto. Sembra che i viventi... Grazie mille. Come sempre ci danno roba che per loro è immondizia. Ok, grazie. Cioè, tu salvi il loro mondo. Avala. Un potenziamento combinato. È una fortuna che tu sia qui per collaudarlo. Bisogna fermare l'invasione di quelle pecore spaziali. Ok, abbatti gli UFO pecorini. Abbatti gli UFO pecorini. Abbattiamo gli UFO pecorini, regà. Perfetto, ok, dobbiamo prendere tutto. Bam, ed è uno abbattuto. Ma qua ci sono i palle, qua le palle. UFO pecorini. Bam, fatto. Se ci siamo, prendiamo pure. Ah, ecco qua, ragazzi, il forziere. No, non era quel forziere, dovevo spaccare. Bam. Fatto. Ottimo lavoro! Sei riuscito ad abbattere quelle pecore. Prendi questa sfera. Sarà la prova della tua abilità. Grazie mille, signorina. Fatto! Ok, ora con questo potenziamento dovremmo... Lo sapevo. Le prime pecore hanno inviato un SOS. Sta arrivando una nuova ondata di dischi volanti. Ok, abbatti la seconda ondata. Ah, mo sono 5. Vabbè, addirittura niente di me. Quanto cattive! Gli UFO pecorini. Sasha è famosissima. Dico sugli UFO pecorini. Dico Sasha Gre. E vado a smettere, ragazzi, perché vedete sto video veramente me lo bloccano su tutto. Va bene, siamo a 2. Siamo a 3. Dai, porca di quella. Dai, se lo prendevo, raga, ero un mostro. Ma quanto mi stai dando fastidio? Mi stai dando fastidio. Ti fai prendere. Ok. Dov'è l'ultimo pecorino? Eccolo là, l'ultimo pecorino. Bam. Bel volo, pilota. Hai dimostrato l'efficacia del mio doppio potenziamento. Tieni, prendi questo per commemorare la tua vittoria. Ok. Me li poteva dare tutte insieme ste sfere. Però no, una per volta. Giustamente, figurati. Le tre sfere. Bam, signori, fatto. Ce la facciamo. Dai, perfetto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Oh, bam. Fatto. Ah, sono tutte le gemme che mancavano? Assolutamente no. Le altre sono sopra. Ok, andiamo sopra. Dice qua sopra. Ah, qua sopra. Vabbè, la Peppa. Ah, vabbè, qua sopra proprio. La Peppa, chi le aveva viste tutte queste gemme? Vabbè, raga, col piffero proprio. Vabbè, spacchiamolo, facciamo prima. Ma guardate che gemme mi mancavano, raga, quella all'inizio del livello. Vai, fatto! Livello completato al 100%. E perfetto, signori, possiamo tornare a casa. Che bello rumore. Ah. Raga, questo gioco è tragicissimo, vi giuro, ragazzi. Io da piccolino non ho queste memorie così tragiche. E perfetto, Metropolis e Fattorie le abbiamo completate al 100%. Ma sapete che vi dico? Prima di concludere qui l'episodio, vorrei levarmi dalle balle il punto abilità e quindi anche il livello del circuito del Canyon, visto che dobbiamo completarlo sotto 1 minuto e 10. La domanda è, ce la faremo? Ce la dobbiamo fare per forza. Quindi, raga, vabbè, i tasti qua mi si imbiruglino le diti nel joystick. Mammi che fastidio. Circuito Canyon, let's go. E l'achievement in questo livello credo sia appunto il più ovvio dei 5 veicoli mentre carico. Ok, perfetto. Magari ce la facciamo alla prima. Non credo, ma non si sa mai, raga. Veramente, non si sa mai nella vita. Ok, vabbè, facciamo uno. No, non credo che ce la farò, ragazzi. Tre.
4, 5. Perfetto, ho mancato. Ok, strade pulite. Sì, l'achievement l'abbiamo fatto. Ma sicuramente non facciamo... cioè, proprio col piffero che facciamo sotto un minuto e 10. Sì, difatti, ragazzi, vi... abbiamo fallito, ma vabbè, quantomeno abbiamo preso l'achievement. Dovremmo fallirlo un bel po' di volte prima di finirlo. Va bene, vai, primo caprone. Dai, concentrati, raga. Ok, dai. Dai. Perfetto. Che facciamo tutti i caproni e... beh, non lo so, andiamo... così come ci consiglia il livello, vediamo. Ok, perfettissimo. Qui carichiamo. Ah, ok, ma siamo sicuri che questa è la cosa più veloce? Perché non mi sembra. Rimangono gli ultimi due. Rimane l'ultimo. No, no. Non ci voglio credere. Ok, fatto. Rimangono questi qua, raga, gli avvoltoi. Dai. Bam. Non ci ha dato il punto abilità. Quanto ci abbiamo messo? Riproviamo sotto il minuto e 10. Mortomi. Yes, ragazzi! Dai, volendo l'abbiamo fatta alla seconda. Dai, non ci abbiamo messo tanto. Adesso riproviamo e prendiamo la sfera. E Hunter si trova qua. Ah, carissimo! Spyro, sei pronto a provare il mio aereo? L'ho riparato e sono praticamente sicuro che non precipiterà adesso. Beh, Hunter, è così sicuro il tuo aereo? Vuoi fare un giro? Okay, certo! Ok, Spyro, ti spiego. L'aereo è telecomandato, per cui tu non dovrai fare altro che colpire i bersagli con la mitragliatrice. Prendi la mira e premi attacco per... va bene, ok, va bene, ok. L'aereo si muove solo, semplicemente io devo fare questo. Mamma mia, oh! Difficoltà! Oh! Non sembra difficile, però mo... sicuramente ci saranno. Ok. Ok, dobbiamo stare molto attenti. È preso. 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 18. E 19. 20. No, 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 non scappare. Non scappare. Che culo. 21. 22. 23. No, 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 no. 20 così. Hai centrato tutti i bersagli. D'altronde avevi un ottimo pilota. Sì, grazie. Pilota. Basta. Mortomi. Anche questa sfera recuperata. Yes. Come sempre ci possiamo suicidare. E signori, abbiamo terminato anche il circuito, prendendo pure il punto abilità, stando sotto un minuto e 10. Yes!
E perfetto, signori, abbiamo completato anche il circuito. Come vedete, abbiamo già 3 livelli completati. Nel prossimo episodio completeremo quello che ci manca. Credo ne manchino 2. Assolutamente sì, ragazzi, mancano gli ultimi 2 livelli. Poi vabbè, l'achievement durante la boss fight con Ripto. E poi vabbè, la super fiamma che la si sblocca arrivando al 100% del gioco. Perfetto così, signori. Detto ciò, se il video vi è piaciuto, come sempre lasciate un bel pollicione in su qui sotto al video. Supportate al massimo l'intera serie. Comunque, cioè, se vi piace, raga, supportate con un mi piace, un commento, ditemi la vostra. Vi sta salutando pure Sparks e Cucci. Noi come sempre ci vedremo ad un prossimo video. Vi voglio bene e ciao ciao. Il video è finito, iscriviti al canale. E se te li sei persi, guarda questi video qua. Yeah. E basta, tutto qua. Se poi hai visto anche questi 2 video, ci vedremo domani con un prossimo, forse.